ho interrotto, così riprendiamo da questa parte, da questa slide, la nostra registrazione. Velocemente sulle libere utilizzazioni, ovviamente non c'è tempo di vederle tutte, però come vi dicevo prima, le libere utilizzazioni sono eccezioni, casi eccezionali in cui il legislatore sostanzialmente dice che il diritto d'autore si fa da parte o quantomeno va in secondo piano rispetto ad altre esigenze. Però attenzione, non è che l'opera non è tutelata dal diritto d'autore, cioè l'opera è ancora tutelata dal diritto d'autore, semplicemente non c'è più l'obbligo di chiedere il permesso, che sarebbe invece la regola generale che abbiamo visto nella slide, nel nostro schema di prima. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare. E questa parte è molto importante per la vostra attività, perché appunto è proprio in questo caso che c'è la... ci sono delle norme che tutelano la libertà di insegnamento, il fatto che nell'attività di insegnamento didattica il diritto d'autore a volte si debba fare da parte, perché sennò non potreste fare nulla di tutto quello che fate. E adesso vi faccio vedere in quali casi. Gli americani hanno un principio generale che si chiama fair use, che vedete dice che sostanzialmente l'uso corretto, il fair use di un'opera sotto copyrighted work, non è un infringement of copyright, non è una violazione di copyright, se è per uso, vedete, for purposes, per scopo di critica, commento, cronaca, news reporting, e insegnamento, teaching, including multiple copies for classroom reuse, quindi includendo anche la diffusione di copie a uso classe, scholarship or research anche, quindi ricerca e studio personale. Quindi loro hanno un principio generale e poi lasciano che la giurisprudenza abbia poi negli anni calibrato meglio. Sapete un po' come funzionano gli ordinamenti di common law, hanno norme più asciutte e sentenze che poi calibrano meglio i principi. Noi no, ahimè, noi contrari abbiamo delle norme sempre molto, molto verbose, molto lunghe, spesso in contraddizione tra loro. E noi quindi siamo più vicini a questo principio, che è quello del fair dealing, cioè è la legge che deve indicare specificamente delle eccezioni. E infatti noi ce le avevamo, fino al 2003 venivano chiamate libere utilizzazioni. Nel 2003 le hanno riscritte, modificate, vengono chiamate infatti eccezioni al diritto d'autore. Fate caso anche all'aspetto semantico, cioè il fatto che abbiano cambiato nome vuol dire che anche l'approccio è più restrittivo, cioè prima erano libere utilizzazioni e poi il legislatore ha detto non sia mai che poi la gente le considera veramente libere, chiamiamole eccezioni al diritto d'autore, quindi anche la scelta semantica lessicale è abbastanza indicativa. E tra queste, ad esempio, l'articolo 78, questo interessa di più le biblioteche, però vedete che anche le biblioteche scolastiche, non so se nel vostro istituto ci sia una biblioteca scolastica, però questo è l'articolo che tiene in piedi l'attività di fotocopia, no? Se non ci fosse questa norma, voi ogni volta che fate le fotocopie di una dispensa, di un libro, di qualcosa che avete nella vostra biblioteca, dovreste diventare matti a chiedere alle case editrici, agli autori, un permesso. Ok? E invece dice che è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, se è effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Ok, quindi vedete che già quest'ansia, quel non posso fare la fotocopia che sarebbe la regola generale, viene stemperata da questo comma 2. Il comma 3 si riferisce invece alle fotocopie fatte invece a uso personale, cioè quindi non è l'ente, non è la biblioteca che fa la fotocopia, ma è lo studente o il professore o il privato cittadino che va in copisteria o va presso la fotocopiatrice dell'istituto a fare le fotocopie. In quel caso, se il privato a farla, c'è il famoso limite del 15% che avrete già sentito più volte, no? 15% vuol dire che, vedete, è nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo, escluso le pagine di pubblicità. Ok? E attenzione, il limite del 15% vale solo per il mondo delle fotocopie, perché ho sentito la leggenda che mi sono fatto prestare un CD, l'ho masterizzato nel limite del 15%, quindi sono a posto. No, non funziona fuori dalle fotocopie, solo sulle fotocopie. Ok? L'altra, che è quella che vi interessa di più, è l'altra norma, è l'articolo 70. L'articolo 70 è un po' il fair use italiano. Cosa ci dice? Che il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Cioè, questa è la norma che tiene in piedi tutte le attività, ad esempio, di tesi di laurea, saggistica, articoli scientifici, cioè tutte quelle opere in cui sei obbligato a citare gli altri. Cioè, è proprio, anzi, è proprio incoraggiato, no? Io ho avuto i tesisti, tu suggerisci di, quando vuoi sostenere una teoria, di citare gli autori più importanti che hanno detto quella cosa, in modo tale che tu possa partire da loro per dire, per sostenere il tuo, la tua argomentazione. Oppure, in caso di tesi di ricerca, di articoli particolarmente avanzati, citare degli articoli di autori importanti per criticarli, per dire che in realtà quella teoria è superata o c'è di meglio, oppure l'autore ha sbagliato per un certo tipo di ragione, in un certo tipo di ragionamento. Pensate come diventerebbe matto un ricercatore, un dottorando di ricerca, se ogni volta nella sua tesi di 200 pagine dovesse preoccuparsi di chiedere autorizzazione per tre righe di citazione. Okay? Ovviamente deve essere per scopo di critica, di discussione, cioè non deve essere un collage di opere di altri, perché sennò eccedo questa libera utilizzazione. E poi dice: se effettuati ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Mi sembra abbastanza, come dire, scontato come ragionamento, però cioè, è ovvio che se lo faccio a fini di insegnamento deve essere a fini illustrativi e per fini non commerciali, il che è, questo non è da poco, perché vuol dire che una scuola privata o un corso di formazione di un ente privato non può avvantaggiarsi di questa norma e quindi viene trattato diversamente. Salto, vedete che c'è un comma 1 bis, lo salto volutamente, dopo ci torniamo e finisco di leggere la norma com'era prima del 2007. La norma, il comma 2 dell'articolo 70 dice che nelle antologie d'uso scolastico bisogna sostanzialmente rispettare un limite che è stabilito dal regolamento attuativo, c'è un regolamento che non è la nostra legge, è una norma separata, quindi una norma di secondo livello, in cui si stabilisce quanti pezzi di poesie o romanzi o racconti posso inserire in un'antologia senza che questo venga inteso come violazione del diritto d'autore, perché se no l'antologia, sostanzialmente la gente non comprerebbe l'antologia, non comprerebbe più il libro originale, perché tanto buona parte dell'opera la trova nell'antologia. Quindi è stato fatto hanno calibrato una dose di righe, di paragrafi che si possono utilizzare in un'antologia. E poi il comma 3 ci ricorda che quando facciamo riassunto, citazione o riproduzione dobbiamo sempre citare correttamente la fonte. Quindi è, diciamo, una norma del galateo accademico, no? Io e i miei tesisti ricordo che ogni volta che si cita qualcuno bisogna mettere in nota di preciso da dove è stata presa. Però non è solamente una questione di galateo accademico, ma è anche una questione giuridica. Cioè c'è proprio una norma che ci obbliga a citare, vedete, dice titolo dell'opera, nome dell'autore o degli autori, dell'editore e, se si tratta di traduzione, anche del traduttore. Questo è importante perché anche il traduttore è titolare di diritti d'autore. Ok? Perché avevo saltato una norma, una slide? Perché in realtà è un comma 1 bis, quindi quando c'è un bis vuol dire che è stato inserito dopo, è perché questa norma è stata scritta nel 2003. Però nel 2007 è già stato, gli hanno aggiunto un pezzo sostanzialmente. Perché? Perché in quegli anni è successa una cosa strana a un vostro collega, cioè un professore di scuola media, superiore, non mi ricordo, forse scuola media, che aveva un sito che si chiamava Homo Laicus, che c'è ancora in realtà. Era un sito di divulgazione culturale. Lui pubblicava in questo sito i materiali che utilizzava a lezione. Ok? Una cosa che adesso non è così, non fa così notizia, però pensate cos'era nel 2003-2004, negli anni in cui, cioè, internet non era quella di adesso, non avevi il blog su WordPress che schiacciavi un bottone, mettevi una password e avevi il sito pronto, bisogna avere anche una competenza per farlo. Quindi lui era effettivamente un pioniere e aveva fatto anche un'attività meritoria, perché faceva un lavoro che non gli era stato richiesto dalla sua mansione di professore. Semplicemente divulgava i materiali culturali che lui realizzava che lui utilizzava a lezione. Piccolo problema, che tra questi materiali aveva utilizzato anche opere ancora protette, brani ad esempio di letteratura di autori, ad esempio, non so,
basta prendere Montale, Ungaretti, no? Che sono ormai diventati patrimonio del nostro, della nostra letteratura, ma non sono scaduti dal diritto d'autore, perché sono morti negli anni 70-80, quindi è gente che ne ha un bel po' ancora di tutela. Oppure c'era tutta una sezione del sito dedicata alla storia dell'arte, in cui lui aveva pubblicato opere, ad esempio, di, che ne so, Picasso, Modigliani, De Chirico. Tutta gente che è ancora tutelata, perché sono morti poche decine di anni fa. E in più, avendo lui utilizzato uno di quegli spazi web che venivano dati gratuitamente, vi ricordate quelli che venivano dati da Tiscali, da Libero? Loro cosa succedeva? Mettevano, il provider ti metteva il banner pubblicitario in alto. Quindi, paradossalmente, non si arricchiva neanche il professore di quella pubblicità, si arricchiva il provider. Però questo era stato sufficiente per far scattare una violazione del diritto d'autore, perché c'era un uso che comunque era, se non commerciale, quantomeno che c'era un lucro da parte di qualcuno, e c'erano opere che erano ancora pienamente tutelate. E infatti SIAE si è trovata nell'obbligo, dietro segnalazione, di fare una sanzione a questo professore. Circa 4.200 euro di multa. Che, capite che, insomma, per un professore che ha uno stipendio che conoscete meglio di me, dava un po' fastidio come cosa. Visto che dietro questa vicenda si era creata anche un po' di dibattito, come dire, civile, per dire, insomma, sollevare la questione che, poveraccio, questo aveva fatto semplicemente un'ingenuità e che in realtà stava facendo anche un'attività di divulgazione utile ai suoi studenti e ad altri professori che potevano arricchirsi di questo materiale, purtroppo però SIAE, di fronte a una segnalazione, essendo anche un ente che ha un ruolo amministrativo, non può decidere arbitrariamente se dare o non dare una sanzione. La legge prevede che quella cosa lì non si possa fare, loro hanno dovuto fare la sanzione. Però appunto il dibattito era arrivato ai piani alti del Ministero, del MIBACT, che è competente in questa materia, e nelle commissioni parlamentari. Per cui sono corsi ai ripari e hanno aggiunto questo comma, ok? Per cercare di dare un po' di respiro a tutti gli homo laicus, a tutti i vari professori come lui e quindi come voi, che si sarebbero poi facilmente trovati nella stessa situazione. E cosa dice la norma? Dice che è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Ok? Quindi, vedete che ci dà un po' di respiro, è scritta male, però ci dà un po' di respiro. È scritta male perché fa riferimento a questo concetto di degradate, che non si capisce bene che cavolo voglia dire, no? C'è stata la critica subito. Anche bassa risoluzione è un concetto abbastanza, come dire, a libera interpretazione, perché la bassa risoluzione del 2007 non è la bassa risoluzione di oggi e non sarà la bassa risoluzione del 2025. Quindi è molto relativo e anche degradate, non si capisce bene cosa voglia dire. Però vi invito a guardare il bicchiere, lo dico sempre in questi seminari, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Meglio che ci sia, anche se è scritta male, meglio che ci sia questa norma piuttosto che non averla. Perché quantomeno ci dà un po' di respiro. Quando c'è uso didattico scientifico abbiamo una certa libertà di ripubblicare, riutilizzare immagini o musiche, quindi si fa riferimento solo a immagini e musiche, a bassa risoluzione. Ok, quindi per voi un po' di bello spazio di azione si è creato. Poi si fa riferimento, vedete, a un decreto che doveva calibrare ancora meglio questo principio, però questo decreto non si è ancora visto, perché sai, dal 2007, poverini, non hanno avuto tempo. E allora nel 2017 il decreto non si è ancora visto, forse addirittura non arriverà mai, nel senso che questo silenzio, questa inerzia forse indica che il legislatore non ritiene di dover rimettere questo regolamento, non lo so, però per ora facciamo finta che... Sì, infatti... Esatto, infatti mi fa paura, nel senso... Perché dico, per adesso vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché nel momento in cui dovesse arrivare un regolamento... Ho molta paura che sia un regolamento restrittivo piuttosto che, diciamo, liberante. Ma non lo so, io tutte le...
No, però devono approvare un regolamento, eh. Cioè, con decreto del MIBAC sentite, e non l'hanno mai approvato. C'è una bozza, se cercate su Google, salta fuori una bozza che è del 2012-2013, che però poi è morta nel dibattito parlamentare perché poi è caduto il governo, è cambiata legislatura, non lo so cosa è successo, ed è, e mai più ne hanno riparlato, e di ministri della cultura MIBAC. Dal 2007 ad oggi ormai ne sono cambiati un bel po', quindi hanno avuto il tempo di pensarci, non l'hanno fatto, quindi non lo so, non so come interpretare questa inerzia. Per ora prendiamola così, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché senza il decreto noi possiamo, io da avvocato ad esempio, utilizzerei questa norma cercando di interpretarla nel massimo della sua elasticità. Va bene, non voglio entrare troppo. Quindi la norma l'abbiamo capita. L'ultima che vi faccio vedere delle libere utilizzazioni, sarebbero tante di più, ma queste sono quelle principali. C'è questa, ad esempio, che per tutti coloro che hanno degli studenti con delle disabilità particolari, questa norma permette, ad esempio, a dei particolari portatori di handicap di, come dire, aggirare il diritto d'autore tutte le volte che il diritto d'autore diventa una barriera per loro per fruire di un'opera creativa. Cioè, detto in altre parole, se lo studente non vedente, come unico modo per fruire di un libro, ha quello di farlo, trasformarlo in audiolibro, non si deve preoccupare della violazione di un diritto d'autore, che in teoria ci sarebbe, perché in teoria la trasformazione da libro ad audiolibro è un diritto riservato che l'autore, la casa editrice, potrebbe decidere di non cedere. Però se quello è l'unico modo ed è strettamente legato all'handicap, allora sì, come vedete, il diritto d'autore va in secondo piano rispetto ad un'esigenza più importante e più urgente da tutelare, che è quella dello studente portatore di handicap, che però, vedete, deve farlo in questi confini, in questi limiti. Deve essere per uso personale, purché quest'uso sia direttamente collegato all'handicap e non abbia carattere commerciale. Ok? Però vedete, era per farvi vedere queste 4-5 norme che ci danno un po' di respiro, cioè ci permettono in quel bianco e nero di avere un po' di un'area grigia, un'area di uno spazio d'azione più ampio, più agile. Ok? Direi di fare una pausa, proprio 10 minuti, giusto per il caffè e prendere un po' d'aria. Quindi ci rivediamo qua fra 10 minuti. Grazie.